una delle aziende che maggiormente ha investito in proporzione al suo fatturato negli ultimi anni è Fondovalle, in ambito industriale ma anche nella logistica. Quando abbiamo approcciato il mondo delle grandi lastre, quindi questa nuova tecnologia, questa nuova opportunità, ci siamo subito resi conto che il problema fondamentale era poi la parte post-produttiva, quindi la gestione logistica. Da qui è nata l'esigenza e quindi l'idea di investire in un centro logistico che fosse specializzato sulle grandi lastre. Lo abbiamo fatto in tempi molto molto brevi ed è stato un investimento superiore alla produzione stessa in termini economici. E oggi ci siamo dotati di un magazzino automatico che ho voluto titolare con Fast and Flexible, perché ritengo che gli investimenti abbiano un senso nel momento in cui possono essere spiegati a livello di interesse ai nostri clienti. Non è un investimento solo per l'azienda, ma un investimento per la nostra clientela, Fast, perché ci permette di consegnare in tempi brevissimi, 48 ore, gli ordini ai nostri clienti, Flexible, perché ci permette un'estrema flessibilità nella gestione di ordini con molteplici articoli. Questo nuovo impianto è il massimo che si possa ottenere nella gestione meccanica, quindi la parte hardware e software, per avere un'immediata risposta dall'ordine che riceviamo ai nostri clienti al confezionamento stesso del materiale. Questo ovviamente con la complicanza di dover gestire delle lastre da 3,20 m x 160. I sottomultipli vengono gestiti fino al 120 x 240 sempre nello stesso magazzino. Nei formati più piccoli invece riusciamo ancora a gestirli come tradizionalmente si gestiscono all'interno di un magazzino ceramico. Questa è una collezione che ci rappresenta, perché Urban Craft è sicuramente parte del DNA di Fondovalle. Noi vogliamo assolutamente credere di essere diversi, una diversità che ci permette, nonostante non siamo tra i grandi gruppi di produzione, essere apprezzati proprio per la nostra originalità. Inserito in un contesto che è un contesto di stand volutamente molto made in Italy, ma non solo perché produciamo in Italia, perché vogliamo essere italiani. Da qui il nome di Riviera 19, è il tipico bagno della Riviera che, per quanto mi riguarda, rappresenta il massimo dell'italianità, dell'accoglienza che ci ha contraddistinto e ci contraddistingue ancora nel mondo.